Una straordinaria mostra, 100 immagini di grande impatto emotivo che hanno girato il mondo e che il mondo riconosce. Il talento e la profondità in ogni particolare. La poesia e la guerra insieme, gli sguardi di disperazione, le lacrime, i sorrisi dei bambini. È la mostra Icons di Steve McCurry in esposizione a Campobasso, Palazzo Gil, dal 26 gennaio al 28 aprile. Una mostra particolarmente attesa dopo la partecipazione di Steve McCurry alla Kermesse Art Festival Poetica nello scorso mese di settembre. Stamattina a Palazzo Vitale la presentazione dell'evento, costato alle casse della regione 38.000 euro più 5 di allestimento, risorse che torneranno alla regione perché ha spiegato il presidente Donato Toma, personaggi, appunto icone internazionali, permetteranno al Molise di diventare una vetrina. Qualcuno ha detto in maniera improvvida, per la verità, che con la cultura non si mangia. Con la cultura non solo si mangia, ma si mangia anche bene, perché si è sazi anche nell'anima, non solo nel fisico. L'investimento in cultura, se è un investimento in personaggi che sono riconosciuti come icone internazionali, porta dei grandissimi benefici rispetto ai costi che, di cui la regione se ne avvale, se ne avvarrà. Tra l'altro, se si sanno organizzare queste manifestazioni con personaggi che attirano, avremo anche ricavi in termini economici. Attrarre visitatori, 20.000 persone l'auspicio, da tutta Europa, farsi conoscere, questi gli obiettivi dell'iniziativa, cui ha lavorato con grande impegno l'assessore Vincenzo Cotugno, che rispedisce al mittente le critiche strumentali e invita tutti a fare squadra, perché turismo e cultura significano occupazione ed economia. Che stiamo lavorando alla grande, stiamo lavorando per condividere una visione per il futuro di questa regione, e credo che, al di là della polemica spicciola che non ci interessa, l'obiettivo sia quello di fare squadra e camminare tutti quanti insieme, remando tutti nella stessa direzione. Una direzione che porta fuori dai confini regionali una regione che vuole crescere. Questa occasione è una grande opportunità. Contiamo di avere 20.000 visitatori alla mostra di McCurry, significa un Molise alla ribalta nazionale. La mostra sarà aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. La domenica e i festivi dalle 17 alle 20. 12 euro il costo del tagliando intero, 10 il ridotto, 5 euro invece per bambini scolari e universitari. All'interno ci sarà anche un punto ristoro affinché la mostra sia vissuta, partecipata. Mostra, quella di McCurry, simbolo del progetto Flash Molise. Sì, è un progetto molto ambizioso, ma anche realistico paradossalmente, che è quello di raccontare il Molise, di costruire un vero e proprio storytelling su questa storia, su questa regione, attraverso un'arte estremamente complessa, sofisticata, che però ha anche la immediatezza, no, del racconto stesso. E quindi il nostro obiettivo è quello, coinvolgendo tutte le associazioni di fotografi che operano sul territorio, ma anche chi vorrà in qualche modo dare un suo contributo da fuori regione, nell'individuazione di quelli che sono gli aspetti peculiari di questa regione, certamente paesaggistici, certamente gastronomici, ma soprattutto culturali, il racconto della storia delle comunità, delle nostre tradizioni, e quindi anche un racconto etnoantropologico che poi possa costruire questo grande puzzle di una regione meravigliosa.